Buongiorno Davido, bentornati in questa frizzante rubrichetta in cui racconto un paio di tech news in 5 minuti e direi appunto di partire subito con una puntata dedicata al mondo mobile. Android Developers lancia la guida alla app modularization. Uno dei pattern più usati per organizzare una codebase di grandi dimensioni è la programmazione modulare, appunto modularization. In questo modo il codice viene diviso in moduli e entities che sono teoricamente indipendenti tra di loro. Il team Android Developers, un team di Google, ha intercettato questo trend, che è sempre maggiore in uso nella community degli sviluppatori di Android, ed è un pattern peraltro usato da Google stesso nello sviluppo di app come YouTube, il Play Store o Google News, e ha condotto un sondaggio in cui emerge che l'86% degli sviluppatori lavora regolarmente su una codebase modulare, però il 54% parla della difficoltà di trovare della buona documentazione su questo tema. Quindi il team ha deciso di creare una guida all'app modularization, divisa tra l'altro in due parti, in due moduli, diciamo. Una prima parte è più ad alto livello e guida proprio ai concetti teorici, risponde a domande come cos'è la modularization, quali sono i suoi benefici, a cosa fare attenzione e se ne hai davvero bisogno. E poi c'è una parte più dedicata ai pattern proprio applicati, con degli esempi pratici della programmazione su Android, e quindi c'è una dimostrazione di che cosa vuol dire low coupling, quali sono i tipi di moduli e come passare dati fra di loro. Naturalmente questa guida è pensata per gli sviluppatori Android, ma i concetti secondo me sono universali. Se volete avere un'idea di cosa sia la programmazione modulare, mi pare un buon punto di partenza, anche se non avete intenzione di scrivere codice Kotlin, almeno nella prima parte dove spiega i concetti più ad alto livello. Passiamo invece a React Native, perché è stato rilasciato React Native 0.70. Questa news è naturalmente abbastanza indirizzata a chi sviluppa o ha intenzione di sviluppare app React Native, quindi è poco inclusiva, ma la farò breve. Prima di tutto, Hermes ora è il JavaScript engine di default. Hermes, sapete che è disponibile già da un po' di tempo, era un'alternativa opzionale alla scelta di default che era JavaScript Core, che è il motore JavaScript alla base di WebKit. Bene, ora Hermes è abilitato di default e questo significa prestazioni migliori e uso ottimizzato della memoria. Poi questa release continua nel processo di rollout della new architecture e quindi introduce l'autolinking su Android per i moduli che usano la new architecture. Questo consente di installare moduli nativi semplicemente installandoli con npm o yarn, e poi il link viene fatto automaticamente, cosa che era già disponibile su iOS. Bene, ora anche Android entra nel club. In ultimo cito il supporto a CMake per le build Android al posto di NDK e una nuova configurazione unificata iOS e Android per CodeGen, che è il tool che genera codice nativo a partire da specifiche JavaScript. Naturalmente queste feature sono più rivolte agli sviluppatori di moduli e librerie piuttosto che agli sviluppatori casual di app, ma la release è un'altra milestone verso la grande adozione della new architecture e quindi va a indirizzare alcuni aspetti più criticati di React Native, come quello delle performance. Se volete la mia umile opinione, React Native è la scelta migliore per quanto riguarda lo sviluppo di applicazioni multipiattaforma e non solo, e vi invito a seguire Lorenzo, anche conosciuto come Kelset, su Twitter e GitHub, che è maintainer di React Native e scrive spesso a proposito, lo trovate in giro a fare talk, insomma seguitelo, che è bravo. Per chiudere questa puntata dedicata al mobile, sempre di mobile si parla, ma usciamo dalla sfera della programmazione perché parliamo di Instagram e parliamo di una multa che l'Irlanda ha comminato a Instagram, una multa di 405 milioni di euro, che è la seconda più grande nella storia del GDPR, dopo quella da 746 milioni del 2021 che Lussemburgo aveva lanciato sulle spalle di Amazon. Bene, questa multa è stata comminata per violazione della privacy di minori, comprensiva della pubblicazione di indirizzi email e numeri di telefono, appunto, di account di minori. Meta ha risposto per ora dicendo che l'indagine riguarda delle vecchie impostazioni di Instagram che sono state aggiornate più di un anno fa e che oggi i profili di minori sono automaticamente privati, e poi ci sono altre feature per proteggere la privacy dei minori. Ci sono però altri 6 procedimenti aperti in Irlanda nei confronti di Meta, quindi ne sentiremo ancora parlare. Era tutto, grazie per aver seguito fin qui, oggi giornata faticosa, a domani.